Apriamo la pagina politica e parliamo di uno dei temi più importanti di cui si parla di più in questi giorni, che è il super bonus, una questione di cui si parla sia a livello politico che a livello economico e che è al centro di un dibattito tra maggioranza e opposizione. Sì, Mario, però io prima di tutto cercherei di fare chiarezza per chi ci segue da casa e quindi spiegherei che cos'è il super bonus, insomma, di che cosa stiamo parlando. Il super bonus è un'agevolazione fiscale che consente di avere una detrazione del 110% per quelle spese sostenute a partire dal 1 luglio del 2020 per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico degli edifici e di consolidamento statico. La misura era stata introdotta nel maggio del 2020 dall'allora governo, il Conte 2, con l'obiettivo di ammodernare gli edifici, come dicevamo, puntando soprattutto sull'efficientamento energetico, ma anche per stimolare un settore, quello dell'edilizia, che veniva da un periodo particolarmente stressante, quello della pandemia. Assolutamente, la misura è stata prorogata con l'ultima legge di bilancio, anche se non sono mancate le polemiche, perché anche lo stesso Mario Draghi, che era alla guida del governo, è stato varie volte critico e scettico nei confronti di questa misura. Ricorderete una sua citazione, aveva detto che il vero colpevole della vicenda Superbonus era proprio chi aveva disegnato questa misura, quindi insomma delle parole forti, importanti. Nonostante poi chi l'aveva disegnato era nel governo, nel suo governo. Esatto, Comunque tanti. la situazione è complessa non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista economico, finanziario, tecnico. E allora abbiamo deciso di chiedere un aiuto, di chiedere a chi davvero ne capisce del settore, e quindi ci siamo rivolti all'ingegnere Gianluca Oreto, che è un esperto di Superbonus ed è il direttore responsabile di lavoripubblici.it. Sentiamo cosa ci ha detto e poi torniamo in studio. Parlare di Superbonus non è affatto semplice, il rischio è quello di cadere nel tranello, di dover partecipare ad una discussione che nella maggior parte dei casi crea fazioni contrapposte tra loro, quelli del va tutto bene e quelli delle truffe e del disastro economico. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo e va ricercata nelle pieghe di una normativa che, è bene dirlo subito, è stata scritta male e corretta peggio, e sulla quale sono intervenute 2 legislature e 3 governi, il governo Conte II, il governo Draghi e l'attuale governo Meloni. Non ho molto tempo a disposizione, quindi cercherò di centrare subito il problema principale, ma non posso prescindere da un appunto che riguarda la puntuale distinzione che c'è tra il superbonus e il meccanismo delle opzioni alternative, ovvero le 2 misure previste dal decreto rilancio che spesso vengono confuse tra loro. Il Superbonus è una detrazione fiscale prevista per incentivare la spesa per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Il meccanismo delle opzioni alternative, ovvero sconti in fattura e cessione del credito, sono stati previsti per consentire gli interventi a chi non aveva capacità di spesa o capienza fiscale. Piccolo particolare non trascurabile. Questo meccanismo è stato probabilmente pensato per il Superbonus ed esteso frettolosamente a tutti gli altri bonus edilizi. Fatta questa dovuta premessa, dalla sua formulazione iniziale, il Superbonus e gli articoli dedicati a queste 2 misure sono stati ad oggi modificati da 28 correttivi che hanno modificato le regole per i cantieri avviati e i contratti in corso. Questo giusto per far capire quanto complicato sia stato e sia ancora operare queste 2 misure fiscali. In questi 3 anni e mezzo di modifiche possiamo distinguere una prima fase in cui sono stati colmati alcuni vuoti normativi, una seconda di semplificazione in cui un provvedimento in particolare, ovvero il decreto semplificazioni bis di giugno 2021, ha letteralmente fatto esplodere il numero degli interventi agevolati con il superbonus, una terza fase in cui il legislatore si è reso conto di una grandissima falla nel meccanismo delle opzioni alternative e ha cominciato un percorso di modifica mai realmente terminato, che ha solo determinato il blocco della cessione del credito, di cui sentiamo sempre parlare, e di conseguenza la sospensione di molti cantieri con tutti i problemi che ne sono seguiti. Arriviamo adesso al vero problema. Si parla sempre di truffe erroneamente addossate al superbonus. In realtà, dati alla mano, qui mi riferisco ai dati dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanze, le truffe hanno riguardato in larga parte i bonus senza meccanismi di controllo utilizzati con le opzioni alternative.
e hanno coinvolto appena lo 0,5% degli investimenti complessivi che riguardano i cantieri di 110, praticamente un numero risibile. Sono in molti a non aver ancora compreso che la problematica più grande non riguarda il superbonus, ma proprio il meccanismo delle opzioni alternative che è stato utilizzato sui bonus senza controllo, come il bonus facciate. Un errore che in realtà è stato ampiamente risolto a partire dal 12 di novembre del 2021, data di entrata in vigore del decreto antifrode, che ha esteso gli stessi meccanismi di controllo che erano già stati previsti per il bonus 110 a tutte le altre detrazioni fiscali utilizzate con sconti in fattura e cessione del credito. Altro aspetto da considerare riguarda le tempistiche. Il superbonus è stata una misura straordinaria che originariamente aveva un orizzonte temporale molto limitato, che è stato progressivamente prorogato di altri 2 anni da tutte le forze parlamentari, anche da quelle che oggi si lamentano del costo eccessivo in questa misura. Parlando di costi, fino a dicembre del 2021 il valore degli investimenti complessivi ammessi al superbonus è stato di circa 16 miliardi di euro, ovvero poco meno di 1 miliardo di euro al mese. Con le semplificazioni volute dal decreto legge numero 77 del 2021, che ricordiamo è stato voluto dal governo Draghi, e grazie a tutte le successive proroghe dell'orizzonte temporale, ad oggi siamo arrivati a superare quota 90 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di investimenti al mese. È innegabile che questa misura sia andata avanti con modifiche e correttivi, senza obiettivi, senza una pianificazione della spesa e senza alcuna progettualità. Errori che comunque hanno coinvolto tutte le forze parlamentari. Potrei parlarvi di tanti errori ancora, il problema però resta uno ed uno solo. L'analisi di questi errori può servire per migliorare un sistema che ha funzionato pur con tante criticità, oppure questi errori continueranno ad essere utilizzati per meri scopi politici?